Un'unità mobile attrezzata con un mammografo digitale di ultima generazione ed apparecchiature per eseguire ecografie e biopsie. È il mezzo messo in campo anche in provincia di Pistoia dalla ASL Toscana Centro sul fronte della prevenzione, già attivo presso il poliambulatorio di Via della Quiete. In questa prima fase l'esame è rivolto alle donne residenti a Pistoia d'età tra i 50 e i 69 anni, in attesa di essere chiamate per l'esame preventivo del tumore al seno. Quindi l'invito sarà per le 45 anni, ovvero le nate nel 74. Il mezzo, sul quale opera un'equipe composta da due medici e due tecnici, affiancati da un quinto membro per la parte amministrativa, permette di svolgere ogni giorno sino a 70 esami. L'unità mobile sarà poi dal 26 di agosto operativa a San Marcello, spostandosi a settembre in Val di Nievole. Da giugno ad ottobre, spiega ancora la ASL, le donne tra i 46 e i 49 anni che lo richiederanno saranno inserite nel percorso di screening. La diagnosi precoce del cancro alla mammella è sempre più importante, sempre più permette di migliorare non solo la qualità della vita ma anche e soprattutto la sopravvivenza. Quindi anche le donne pistoiesi adesso dai 45 ai 50 anni avranno la possibilità di fare lo screening mammografico ogni 2 anni, poi c'era già quello dai 50 ai 70 che finalmente ha visto superare in quest'ultimo anno tutte le liste d'attesa che si erano create e al contempo sarà procrastinato fino ai 74 anni con la modalità di una mammografia ogni 2 anni. Devo ringraziare tutti i sindaci presenti nella Società della Salute che insieme a me si sono impegnati per ottenere questo risultato anche nel nostro territorio e ci tengo a precisare questo percorso vede coinvolto tutte le zone territoriali, anche quelle più disagiate come quelle collinari e montane e infatti anche lì le donne potranno recarsi direttamente su un camper mammografico senza dover venire ovviamente a Pistoia. Quindi direi il risultato, il cui plauso va soprattutto alla politica, quella con la P maiuscola, che quando si impegna per raggiungere obiettivi come questo non guarda appartenenza ma mira solo e soltanto a dare ai propri cittadini il miglior servizio. Credo di aver in questo senso interpretato quello che vuol dire essere dalle parti delle donne.